Yvonne De Carlo ha varcato gli applausi di 20.000 entusiasti, come Jim Kelly, che rimane per noi un americano a Parigi. Simpatica luminosità di Douglas in questa costellazione in cui troviamo anche Olivier con la moglie Vivian Leigh. Poi i ridenti applausi si faranno più riverenti. Dalla sua auto è scesa la regina Elisabetta in diadema, vestita di seta bianca. La principessa Margaret la segue. Dietro di lei il duca Filippo di Edimburgo. Anche questo nostro Novecento tramanderà al futuro le storie di grandi artisti festeggiati dai sovrani. L'artista stavolta, ecco, con la moglie Ona Chaplin. Il suo film viene proiettato per beneficenza. Una regina davanti allo schermo, su cui ricompare nella sua ultima incarnazione quel cencioso, quel patetico Charlot, che fin dalle sue prime parti faceva ridere il mondo, mentre con gesto timido e scaltro conquistava per il cinema il perenne segreto della poesia. Chiuso il velario, Chaplin esce dal travestimento di attore, riappare nel suo prestigio d'uomo di genio.